Piacere, Romeo. Sono Vincenzo Zoccoli da Reggio. Benvenuto a Santo Stefano, Don Vincenzo. Da oggi in poi questa sarà la vostra casa. E sono tanto onorato di presentarvi tutti i capi famiglie che saranno alla vostra dipendenza. Accomodatevi, Don Vincenzo. Carissimo Romeo, da oggi in poi sarai il mio braccio destro. Io ti ringrazio per la fiducia, Don Vincenzo. Dimmi una cosa, gli altri dove sono? Sono di là che aspetto. Maria, vai a chiamare gli altri. Signori, potete entrare. Mi chiede la voce di Povalino. Rosario Maranzano di Sinello. Ringrazio tutti voi capofamiglia e vi auguro di svolgere un buon lavoro in tutto l'Aspro Monte. Tutti dovranno pagare la tangente, non per voi, non per me, ma per cosa nostra. Maria, porta da pe. Ippolita, in paese c'è la festa. Che dici, papà ci manda? Gliel'ho già chiesto e ha detto che non ci manda nessuna delle due. Uffa, sempre il solito capone. Come va il lavoro, Beppe? Va abbastanza bene, papà. Come pure la vendita del legname. Bravo, fa molto piacere. Quando vengo anch'io a darti una mano. Ancora te la sento, sai. Tu hai lavorato anche troppo, sai. È ora che adesso ti prendo un po' di riposo. Per badare di più alla nostra famiglia, alla mamma che non sta bene, alle mie sorelle e al piccolo Antonio, ti raccomando. Sì, hai ragione. Però in casa il lavoro di tua madre l'hai fatto sorella Ippolita, che ormai è una signorina. Angelè, è pronta da mangiare? Sì. Ippolita! Versi la bere, per favore. Peppe, ci mandi tu alla festa. Cosa ti ha detto nostro padre?
Ha detto di no. Mi dispiace, quella che vale è la sua parola. Sì, è cresciuto in fretta ed è molto bello. Beato colui che un giorno la sposerà. Grazie Peppe, sono molto fiera di avere un fratello come te. Peppe, quando ci porterai con te alla fiera di Serra San Bruno? Sì, il prossimo 10 luglio c'è la fiera di Serra San Bruno. Vi porterò qualcosa io. E vi farò un bel regalo a te, a Antonio e ad Anna, se fate in grado. Mamma, tu non dici niente, si vede che non stai bene, cerca di non affaticarti troppo. Non ti preoccupare figlio mio, io sto bene, io prego sempre la Madonna che ti guarda te da ogni pericolo. Peppe, stai attento, che adesso c'è un nuovo capo e cerca in gente dappertutto. Non ho paura, come lo stesso non ne avevi tu quando eri giovane. Preparami la roba, Ippolita, devo partire per il bosco, sto fuori fino a domenica. Buongiorno, Peppe. Buongiorno, ragazzi. Buongiorno, dottore. Buongiorno, Peppe. Mi senti? Una raccomandazione. C'è chi deve lasciare in pace mia figlia. Sì, datela che vi mette paura. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, Pasquale. Buongiorno, beh, io sono Prozzi. E io passo a prendere il cavallo, ci vediamo lì. Va bene. Arrivederci. Arrivederci. Buongiorno, beh. Buongiorno. Ad avvertirti che adesso le cose sono cambiate. Fino a una settimana fa facevate il vostro comodo, ma adesso è venuto uno da Reggio, uno che non scherza, uno che non vuol pagare quello che è dovuto. Ma io ho sempre pagato. Non è vero che noi paghiamo il governo. Non parlo del governo, ma dell'onorata società. Qua ognuno ha le sue idee. Solo che sul mio lavoro nessuno ha diritto di mangiarci sopra. Ah, tu la legge la fai per conto tu? No, soltanto che io non riconosco la vostra. Bada, che senza protezione qui c'è il rischio di rimetterci. Un incendio fa presto a scoppiare. Inoltre ricordate che un uomo senza amici qui è un uomo perso. Ma io un amico ce l'ho, è buono anche, guardate! Stai bene a sentire, Peppe Mussolini. A noi questi scherzi non piacciono. E neanche al nostro capo. Sicché avete un altro capo allora. E di Antonio Schifisi, cosa ne avete fatto? Pensa a te. Ora c'è qualcuno che dice sa farsi rispettare. O per bene o per male. Senti Peppe, tu vai in cerca di guai. O la mafia non ce l'ha mai puntata nessuno.
prendi il bicchiere. Abbiamo fatto un giro del paese, già. Va bene. Speriamoci sopra allora. Salute. Alla salute. Salute. Tutte i cartoni, tutte le te, io. Saluto a tutti gli amici. Saluto, saluto, saluto. Auguri. Ti aspetto all'Ave Maria. Non lo so se posso venire, c'è una festa. Dai, vieni, ti devo parlare. Senti Mara, certa gente non ci deve parlare, qua c'è tanto lavoro da fare. Tu sei Giuseppe Mussolini? Mi conosci? Mi hanno parlato di te. Vieni, ti offro da bere. Perché? Perché mi hanno detto che non ti piace pagare. E così? Vedo che sei deciso a scendere in paese. Sono venuto per la festa e per vedere la mia famiglia. Solo per questo, niente altro. Solo per questo. Fai male a parlare così. Tu lo sai che chi ha pagato si è trovato sempre bene. Facciamo come il mese scorso. A mio cugino gli hanno rubato il mulo. E chi glielo trova? Allora cosa si paga a fare? Adesso è diverso, perché sono io che comando l'onorata società. Per me è lo stesso. Ti accorgerai che adesso è diverso. Io. Stai a sentire. Il bicchiere di vino a Don Vincenzo non ci avrà rifiutato mai nessuno. Tu siete per non parlare troppo. Lascia perdere. Don Carmine, porta da bere. Subito, Don Vincenzo. Quanto tempo? No, Don Carlo, è tua figlia che ci deve servire. Caro Giuseppe Mussolini, ci vediamo alle 6. Una cosa tra uomini, eh? All'obbedienza, dopo un giro. Ecco che sta arrivando. Salute, amici. Salute. Salute. Don Vincenzo, mi parlavate di una cosa tra uomini, ma vedo che non siete di parola. Ti sei rifiutato di pagare l'onorata società. Hai assunto un atteggiamento poco corretto.
sono stato provocato dai vostri uomini, però la mia idea resta sempre la stessa. Sei sempre impulsivo, per questo merito una lezione. E anche se sono venuto disarmato, vi dimostrerò di non aver paura. Pasquale Zerillo, fino a ieri hai lavorato con me, ma già nell'osteria mi sono accorto che ti sei messo dalla loro parte. Ti paga bene, Don Vincenzo, ma un giorno te ne pentirai amaramente. Abbastanza bene. Visto che così stanno le cose, io vi saluto, me ne vado. Mi faceva l'amico! Ah! Assassini, vigliacchi! Carogne, vigliacchi! Cari amici, con questo berretto mi è venuta un'idea. Sono Peppe Musolino. Beh, che è successo? Un graffio, dottore. Ma come? Siete sul lettino. Fammi vedere. Ma questo non è un graffio, è una cortellata. Di quella rima lo rendo fuoco. Di quella rima lo rendo fuoco. Aia, pizzica, dottore. Pizzica, ma disinfetta. Ma chi è sta? La 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 la, la spendeva. Ma sempre la stessa cantata, dottore. Sempre. Sai come mi chiamavano all'università? L'orrendo fuoco. Perché la cantavo bene. E avevo il fuoco io. Ah. Dottor, affretta io. Affrettati lentamente. Diceva Augusto Imperatore, e ha campato 80 anni. Puoi andare. Grazie, dottore. Carissimo Nino, volevi sapere l'idea di ieri sera? Così è. Eh già. Solo eliminando Pasquale Zerillo possiamo incastrare Giuseppe Musolino. Fra poco esce da quella porta. Ti raccomando, Nino. Sarà fatto, dopo di te. Beppe, da quando è arrivato Zoccoli mi gira sempre intorno. Tuo padre ti vende come una pecora. Ha paura, lo sai. Lui fa tutto quello che dice Zoccoli. A me non importa quello che vuole Zoccoli, a me importa quello che vuoi tu.
Ma che dici, Beppe? Io voglio bene solo a te, tu lo sai. Allora perché non andiamo via? Via? E dove? Ma via da qui, lontano da queste canaglie. Io conosco della gente in Francia che lavora e che guadagna bene. No, Beppe, così non mi piace. Mara, allora non vuoi? Beppe, farò tutto quello che vuoi tu, sempre. Comincia la festa, devo andare. Sai, per venire qui ho detto che andavo a prendere lo sciallo e la zia Virginia. Io, Beppe. Mara! Addio, Mara. Torno più tardi in paese, magari per vederti da lontano. Buongiorno maresciallo, cosa volete? Buongiorno signor Mussolini, il vostro figlio è in casa? Sì, ancora dopo, accomodarci maresciallo. Beh, sveglia. Peppe, alzati che ci sono i gendarmi. Buongiorno maresciallo, come mai a casa mia? Maresciallo, come mai cercate mio figlio? Cosa ha fatto? Stia tranquilla signora, dobbiamo solo interrogarlo. Peppe, alza la mano, devo vedere il tuo braccio sinistro. Ma sì maresciallo, solo un graffio. Peppe, in nome della legge ti dichiaro in arresto. Mamma, cosa è successo? Scongiuro, maresciallo, non fatemi vedere incatenato da mia madre e dalla mia sorella. Verrò via lo stesso con voi, però libero. Sappiamo bene che sei un uomo onesto, però noi dobbiamo fare il nostro dovere. Maresciallo, questa è una calunnia. Mio figlio non ha mai fatto male a nessuno. Voi fate silenzio. Stai tranquillo, Peppe. Bisogna credere nella giustizia. Ci sarà stato un equivoco. Vedrai che verrà fuori la verità e sarai libero. Credi a me, sono un tuo amico. Sì, Alessio, tu credo. Procedete. Mamma. Andiamo. Era ora che l'arrestasse. E finalmente si è riuscito. Don Vincenzo. Alessio, cosa vuoi da Don Vincenzo? Va bene, Alessio, puoi andare via. Romeo, cosa c'è? Don Vincenzo. Era ora. Finalmente ce lo siamo tolto dai piedi.
Mussolino Giuseppe, di Giuseppe e di Angela Filiscone, nato a Santo Stefano l'Aspromonte il 21-10-1876, di professione guascaiolo, è accusato di omicidio nei confronti di Pasquale Inzerini. Trovato ucciso davanti alla sua abitazione la mattina del 12 maggio 1897, secondo i testimoni, la sera prima Mussolini aveva minacciato Pasquale Inzerini presso le serre per averlo visto insieme a Vincenzo Zoccali e ai suoi uomini. Mussolini Giuseppe, dica davanti a questa corte tutta la verità, nient'altro che la verità, dica lo giuro. Lo giuro. Mussolini, voi confermate quello che ha detto il signor Presidente? No, signor Pubblico Ministero. Mussolini, voi dove eravate la sera del 12 maggio? Secondo i testimoni, il delitto è stato commesso durante l'ora dell'Ave Maria. Mi trovavo ad un appuntamento. Ad un appuntamento? E con chi? Non posso dirlo, signor Presidente. È una cosa assai delicata. Devo mantenere il segreto. L'imputato mente. La sera del delitto si è incontrato nella località Serre con Vincenzo Zoccoli e i suoi uomini e lo ha minacciato a morte Pasquale Inzerillo perché da esso si sentiva tradito. Signor Presidente, signori della Corte, quello che sostiene la pubblica accusa è tutto falso. Sono stati gli uomini di Zoccoli ad aggredire Mussolino. Signor Presidente, di quello che sostiene l'Avvocato Costa, mi riferisco su ciò che ha detto riguardo agli uomini di Zoccoli, rispondo che non ci sono prove per quanto riguarda l'omicidio di Pasquale Inzerillo e chiedo che vengano interrogati subito i testimoni. Maresciallo Formale, come primo testimone. Maresciallo, a che ora pensate che sia stato ucciso Inzerillo Pasquale? Il cadavere l'abbiamo trovato in mattinata, però secondo il medico è stato ucciso durante l'ora della Ave Maria. Maresciallo, lei guarda. Venga a deporre il secondo test Alessio Chirico. Voi siete la guardia di Santo Stefano? Sì, signor Presidente. Conoscete Giuseppe Mussolini? Sì, lo conosco da anni, siamo amici. La mattina del delitto lo avete visto? No, quella mattina non l'ho visto. L'ho visto in breccia la sera prima. Andava di fretta verso la campagna. Quella sera io e te non ci siamo visti, mi vuoi rovinare? Quella sera che avete incontrato Mussolini è stata prima o dopo l'Ave Maria? È stato precisamente durante l'ora dell'Ave Maria. Alessio, ma chi ti paga per dire queste falsità? Sei un burro d'averna! Giuro che ti ammazzo come un cane! Alessio Chirico, lei può andare. Signor Presidente, chiedo che venga messa a verbale questo atteggiamento aggressivo dell'imputato. Ciò dimostra in pieno che è colpevole. Il testimone Michele Caruso venga a deporre le sue testimonianze. Michele Caruso, quando avete incontrato l'imputato? Prima o dopo l'Ave Maria? Precisamente durante l'Ave Maria, signor Presidente. Signor Presidente, io quest'uomo neanche lo conosco. Quella sera non ci siamo visti. Michele Caruso, lei si può accomodare. Chiamo a testimoniare il dottor De Michele, Francesco. Cosa volete da me, signor Presidente? Dottor De Michele, da quanto tempo siete a Santo Stefano?
da circa 20 anni. Signor Presidente, chiedo che venga messa a verbale che il testimone è in stato di ubriachezza. Ma io sono sempre così, lo sanno tutti. Dottor De Michele, conoscete Giuseppe Mussolini? Certo che lo conosco. È un convulsivo, ma è una brava persona. La sera prima del delitto è venuto a curarsi da voi. Sì, signor Presidente. Avevo una brutta ferita al braccio e mentre lo facevo mi diceva di sbrigarlo perché aveva fretta. Dottore, quando Mussolini è venuto da voi a casa vostra, è stato prima o dopo l'Ave Maria? Prima dell'Ave Maria. Signor Presidente, ma come si fa a credere a un dottore che è sempre ubriaco? Dottore De Michele, Francesco, può andare. E venga a testimoniare Rocco Sgrova. Rocco Sgrova, conoscete l'imputato? Sì, signor Presidente. Lo avete visto quella sera del delitto? Dopo aver suonato le campane per l'Ave Maria, stavo per andarmene. Sotto il campanile incontrai Mussolini che andava di fretta. Anche tu, Rocco, e cosa ti ho fatto di male? Perché mi tradisci? Testimone Rocco Sgrova, può andare. Brigadiere Antonino Crea, venga a testimoniare. Brigadiere Antonio Crea, è vero che avete trovato un berretto? Sì, signor Presidente, questo berretto l'abbiamo trovato vicino al cadavere. Brigadiere Crea, lei può andare. Mussolino, è vostro questo berretto? Il berretto è mio, signor Presidente, ma mi è caduto quella sera durante la lite alle serre. Venga il testimone Vincenzo Zoccale. Voi conoscete l'imputato? Lo conosco abbastanza bene, signor Presidente. E chi non lo conosce? È vero che vi siete incontrati la sera del delitto? Ci siamo visti alla locanda serre e gli ho offerto grande possibilità di lavoro, ma lui ha rifiutato scorrettamente. Come mai avete tanti uomini ai vostri ordini? Sono un commerciante di legname e per questo lavoro occorre tanto personale. Cosa vuol dire la parola mafia? Veramente non so cosa sia. Chiedetelo a Mussolini. Tu parli così perché sono dietro le sbarre, ma stai attento che un giorno verrò fuori e ci rivedremo, te lo giuro. Ecco, signor Presidente, il soldo impulsivo è arrogante. Intanto io sono libero e tu in galera. Il test può andare. Signor Presidente, come vedete nessuno è venuto a testimoniare in favore di Mussolino. Ed è qui che si vede la sua colpevolezza. Per questo chiedo che gli venga inflitta all'imputato la massima della pena. No, Mussolini non è colpevole. Signor Presidente, chiedo che venga sentita la testimonianza di questa ragazza. Mi oppongo, signore della Corte. Questa donna non figura nell'elenco dei testimoni. Fate passare questa ragazza. Come vi chiamate? Mara Maltese, signor Presidente. Come fate a sostenere che l'imputato non è colpevole? Durante l'ora dell'Ave Maria Giuseppe era con me. So di rimetterci il mio onore. Ma sono 3 anni che ci vediamo di nascosto. Mio padre voleva che io sposassi Vincenzo Zoccoli, ma io amo Mussolini. Imputato, avete qualcosa da dire prima che venga letta la sentenza? Due sole parole, signor Presidente. Sono innocente. La Corte si ritira. In nome di Sua Maestà Vittorio Emanuele, visto l'articolo 575, numero del codice penale,
Questa corte condanna Musolino Giuseppe a rate 21 per omicidio premeditato. Vincenzo Zola, 21 a 21, fanno 42. Ma se un giorno tornerò a Santo Stefano da Spromonte, mangio carne umana come carne di vitello! Non lo portate, mio figlio, a casa di Gerardo. D'amore di felicità, la mia piccola rondine partì. Salute, amici. D'amore di felicità, la vita mia legata a te. Io sono Giuseppe Musolino. Abbiamo sentito parlare di te. Che brutto, amici, stare in segregazione. Ci sono stato 6 mesi. Ed è dura, sapete. Voi come mai vi trovate in galera? Sono accorto che mia moglie se la faceva con un commesso di Catanzaro. A lui l'ho sparato alle spalle e a lei l'ho strangolato. Io sono Nino Felastò. Sono condannato per 2 omicidi. Io invece sono in galera innocente. Le belle tormente taglierò. Libertà che ci è rimasto dalla galera. Tu parli troppo. Santo Dio, quando arriva Matro Ciccio? Io l'ho visto, dovrebbe arrivare fra poco. Salutiamo, amici. Salutiamo. Salute. A cosa posso essere utile? Matro Ciccio, accomodatevi. Don Gordon, per favore, buttate un altro pochi vini. Va bene, va bene. Matro Ciccio, prima bevete e poi tutti i segreti ci raccontate. Salute. 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 Voi per sempre il sogno mio d'amore. Brutta notizia, Mussolini. È morta tua mamma. Mastro Ciccio, nel carcere di Gerasi c'è un giovane d'onore. Voi che avete lavorato lì, spiegateci se è possibile l'evasione. Quando fu costruito il carcere, venne a mancare mattone e calce. Così fu deciso a costruire un muro a secco. Se Peppe si trova nella cella che guarda i Monti di Siderno, l'evasione è facile. Dobbiamo fare di tutto per comunicare questa ambasciata a Peppe. È meglio andare lì vicino, con chitarra e mandolino, e spiegare i fatti. L'idea è buona. Voi conoscete chi può cantare questa serenata? Chiama Madonna Rosa, che ha una voce assai potente. Speriamo che Musolino capisca le nostre intenzioni. Speriamo, speriamo. Speriamo. Vi saluto, amici, speriamo tutto bene. Grazie di tutto, Mastro Ciccio. Do bene. Buonasera, Don Carmine. Buonanotte, Mastro Ciccio. Comare Rosa, sta serenata la vita a cantare. Mentiteci tutta la voce che avete in tal cuore. In do carcere c'è uno giovane d'onore. Spero che sto me canto uccida una libertà a cui sto a soffrire. Attaccamo, suonatore.
della malavita. Con questa serenata che mi ha fatto, mi ha spedito il messaggio per come dobbiamo organizzare l'evasione. Voi per evadere, siete d'accordo? Sì. Anche tu? Allora, adesso dobbiamo girare in tutti i quattro muri, perché mi ha suggerito nella canzone che si può praticare un buco per uscire all'esterno. Diamoci da fare. Vai Nino, più forte! Per non averti amato mai tanto la vita. Silenzio! Questo era tutto. Ci sono riuscito finalmente. E adesso come faremo a scendere? Il muro è troppo alto. Ho un'idea. Via. Triste, però è arrivato il momento di salutarci. Vi confesso che ho tanta pena nel cuore, però auguro a tutte e due buona fortuna. Anche a te, Peppe. Grazie anche a te. Vincenza, Anna, stanno bene? Ancora dormono? Sì, adesso vado a svegliarmi. È arrivato il fonogramma da Reggio, che è scappato Musolino. Oh, mi raccomando, Billy, sei da cielo tutta la zona. Andiamo, va. La mia cancello stai, prega le sante questo figlio tuo, sto figlio che si trova mezzo in guai. Adesso ricevi qui. Vuoi mangiare qualcosa? No, devo scappare subito. Di nuovo te ne vai, già la mamma ci ha lasciati. Voi siete piccoli, non potete capire. Dai, andate a dormire voi. Prendimi la roba, Ippolita, devo scappare. Ma che intenzioni hai? No, tu sei una ragazza, non puoi capire. Dai, prendimi la roba. Una volta ero fiera di essere tua sorella. Adesso sono la sorella di un criminale. Porta il fucile di papà. Questa roba bruciala subito. Se vengono i gendarmi, digli che non mi hai visto. Poi ti farò sapere qualcosa. Ti raccomando, stai attento a tutto. Addio. Buona fortuna. E l'hai vista, l'hai mare. Lavava la zuttanella e la juvista ludava turu, qui se lavava lu manca turu. A chi la bunna nu pratura rose, la c'è
bella bella mia chi si riposa la popolinella, la popolinella va. Buongiorno, signora Maria. Siete viuta, Rococci? Stai in sulla mia, buonvenuto, buonvenuto. Chi è? Sono Peppe Musolino. Stefano, hanno bussato. È Peppe Musolino. Compare Stefano. Oh, caro Peppe. Entra, Peppe. Allora, sei riuscito a scappare, Peppe? Grazie a voi. Sono 3 giorni che sono in cammino. La tua vita è rovinata, caro Peppe. Purtroppo, il destino ha voluto così. Sai che ti dico? È già giorno. Cerca di andartene che fra poco arriva la legge qua. Sì, me ne vado subito. Aspetta un attimo. Peppe, questa te la regalo io. Non ho modo come ringraziarvi. Oggi a voi ringrazio Donna Rosa. Salutatemela per la serenata che mi ha fatto sotto il carcere. Niente. Buona fortuna. Anche a voi, grazie di nuovo. E che Dio ti aiuti. Grazie. Signora Virginia. Giuseppe! Nessuno qua. Nessuno parla, nessuno vede, nessuno sente. Ah, che ne so io. Beppe! Sono 3 giorni che sono uscito dal carcere. E vieni dentro, ti cercano. Non muoverti se non te lo dico io. E dove vai adesso? Vado a sentirmi la Santa Maestra. Ah, ho capito, il sacrestano. Addio. Una bella taglia, Peppe Musolino. Michele Caruso. Musolino. Ti trovo bene, Michele. Sei anche ingrassato. Porti anche il mio ritratto al muro, mi pensi sempre. Da quanto tempo è che non ci vediamo?
Circa 2 anni, Peppe. Sono 2 anni e 7 mesi, ricordati bene. Salutiamo amici. Ciao, salve. Qui c'è. Alessio, questo chi è? Zio Salvatore, non credo che non l'avete riconosciuto. Il lubricante Mussolini. E ci hanno messo la taglia. La prefettura di Reggio Calabria. Mette una taglia di lire mille per chi prende vivo o morto Giuseppe Mussolini. Saluto Giovanni. Saluto, come è? Tu Pasqua come è? Io sono buono. E io voglio il tuo paese. Voglio il tuo paese. E via che c'è il giardino. Va bene, buono lo sapere. Ah, buono lo sapere, siete accorti. Grazie, buona giornata. Grazie. Arrivederci. È difficile che lo prendano vivo. Convinto. No, per carità, arrivederci. Tanto non ci sono problemi che scappa. Ormai è chiuso fra i monti. Tutto come vedo, maresciallo, l'avete presa alla leggera. All'amice, sembra che ci avete paura. Io paura, maresciallo, con tutti gli amici che ho. E ci credo bene, con la taglia che si ritrova, quello. Andiamo, Romeo. Andiamo. Lasciamo perdere, all'amice, la saluto. Sai che in paese ne parlano tutti bene? Dicono tutti che avete tanti poveri in difesa. Ma di chi stai parlando? Di Peppe Mussolini. Allora come mai l'hanno mandato in galera? La mafia, prima con la forza e poi con le minacce, non è riuscita a convincerlo a fargli pagare la tangente. Ci è riuscito con l'inganno, pagando dei falsi testimoni. Testimoni? Sì, per l'omicidio di Pasquale Intarello. Pure è riuscito a scappare dal carcere. E adesso fa bene a vendicarsi di chi l'ho tradito. Oddio, chi sta arrivando? Salve, belle fanciulle. Com'è? Avete paura? Chi siete? Da dove veni? Vi ho sentito parlare del brigante Mussolini. Come mai ne parlate così bene? A San Luca tutti ne parlano bene. Ha un cuore nobile e generoso. E se passasse da qui, avreste paura? No, non abbiamo paura. Se non avete paura, è giusto che mi presenti. Mussolini sono io.
E adesso devo andare. A San Luca potete dirlo di avermi visto. Addio, addio Peppe. Peppe. Dimmi. Portami con te. Angela, cosa fai? Andiamo via. È già tardi. Andate. Io vado con lui. È meglio che vai. A casa ti aspettano. Peppe. Vai. Ce lo facciamo un bicchiere di vino? Cazzo puttano, lasciate il tuo mio prima. Va bene. Dice di. Eccolo qua, io ve lo lascio. Alla salute. Come stai? Come pare Rurano qua? Basa all'annata, sembra buono. Non ti dispiace, no? No. Ma dopo che ci abbiamo si sa come... E poi si sa migliore, no? Ti conto come si piama buono, no? Ci vediamo più tardi. Va bene, va bene, va bene, va bene. Servato più vino, poi. Va bene. Non vi pescamo poco. Chi è? Saluto, compare Stefano. Saluto, compare Peppino, come andiamo? Bene, grazie. E voi, state bene? Insomma, non c'è male. Come mai da queste parti? Una battuta di caccia dalle vostre parti va sempre bene. Venite, ci facciamo un bicchiere. Da quella parte ci stanno i mietitori. Con piacere, compare Stefano. Andiamo. Saluto, amici. E me, Peppe Mussolini, e voi? Come andiamo, Massaro Andrea? Andiamo bene. Peppe, quando è che si fu io di tuo carcere? Circa un mese, Massaro Andrea. Beppe, chi sono amici dei miei, beh? Piacere. Tanto piacere. Beh, facciamoci un bicchiere di vino, va? Sì, ciao. Ecco, fatti due, sì. Alla salute, va? Alla salute. Alla salute. Salute e auguri per il raccolto. Come ha fatto a nessuno da quel carcere scuroso? Ce n'è stato pure io. Con l'aiuto di Dio. E dei veri amici miei. Io adesso devo andare. Vi lascio buon lavoro. Addio, buona fortuna. Grazie, grazie. Compare Peppe, saluto gli amici che ti devo parlare. Ti raccomando, ammazzano tutte le crefetose. Sarà fatto, Massar Andrea. Da quando siete scappato dal carcere, Vincenzo Zoccoli esce sempre scortato. Gli comincia a tremare il terreno sotto i piedi. A lui la festa gliela farò per ultimo. Prima i testimoni che ha pagato e dopo uccido tutti i suoi uomini. State attento, dopo l'evasione ha fatto venire parecchi mafiosi da Reggio. Anche suo fratello Rocco. E com'è questo Rocco Zoccoli? Uno spietato criminale. Ancora per poco, compare Stefano. Voi tenetemi sempre informato che finché vi provo io, nessuno può minacciare la gente di Santo Stefano. Va bene, compare Peppe. Quando hai bisogno, rivolgiti a me. Vi ringrazio, vi devo la libertà. Buona fortuna. Grazie. Siete? Cosa fate nella mia proprietà? Mi chiamo Riccardo, bella signora. Vengo da Santo Stefano d'Aspromonte. E come mai siete qui a Bovalino?
Sono a Pomalino per una battuta di caccia, ma per un attimo ho pensato di trovarmi sull'Olimpo di fronte a Venere. Il tuo nome non è Riccardo. Ti ho riconosciuto, sai? Ti ho visto sul manifesto. Tu ti chiami Giuseppe Mussolini, vero? È vero, sono Mussolini. Però io sono latitante. Non posso dare il mio nome a chiunque. Per quanto tempo credi di poter fare questa vita? Se tu vuoi, io posso aiutarti. Nessuno può aiutarmi. Nel caso ti dovessi decidere a partire, porta questa da parte mia al Marchese Montalbano. Lui ti aiuterà. Addio, baronessa. Addio, Bert. Dobbiamo rientrare, è tardi. I gendarmi. Eccolo là! Fermo sparo! Secondo me quello era Peppe Mussolini. Può essere. Guardiamo un po' in giro. Per questa volta l'ho fatta di nuovo franca. Sì. Mi è venuta un'idea. Insegnate dove si trova padre Marcello. Vai sopra, figliuolo. Faccia bene, fratello. Cosa cerchi? Cerco padre Marcello. Vieni con me, ti porto da lui. Grazie, padre. Però lascia le armi. Questa è la casa di Dio. Vai in fondo, caro trono. Grazie, padre. Padre Marcello, vediamo parlare. Ti ascolto, figliuolo, vieni avanti. Giacomo! Cosa è venuto a fare? Il bandito dall'Aspromonte nella casa di Dio. Non tutti possiamo nascere sotto una buona stella. Tu eri il più bello della classe, piacevi a tutte le ragazze, eppure sei finito in un convento. Ricordati, Peppe, che sono sempre un servo di Dio. A lui ho dato tutta la mia vita. A me, invece, l'infamità della gente mi ha rovinato. Peppe, la vendetta e il perdono. E poi c'è la giustizia per i delinquenti. La legge non arriva, padre Marcello. E dove non arriva la legge, arrivo io, col mio fucile. Perché sei venuto a trovarmi, Peppe? Cosa vuoi da me? Stasera devo entrare per forza in paese. Però sulla strada ci sono i gendarmi. Se mi vedono sparano. E io non ho intenzione di ucciderli. Non ce l'ho con loro. E allora cosa vuoi fare? Dammi questa sacra tonaca, Giacomo. Vedrai che vestito da frate non si accorgeranno di me. Mi dispiace, Peppe, non posso. Non vorrei usare la forza. Nella casa di Dio è con un mio carissimo amico.
Va bene, ti aiuto, però non commettere omicidi. Sotto questa vesta sacra. Vai, Peppe, e buona fortuna. E che Dio ferme la tua mano omicida. Grazie, Giacomo. Fammi baciare queste mani. Le tue sono mani pulite, hanno sempre fatto opere di bene, mentre le mie saranno sempre sporche di sangue. Anche tu hai un cuore grande, Peppe. Addio. Addio, padre Marcello. Sia fatta la volontà di Dio. Eccoli là. Se mi riconoscono l'ammazzo tutte e due. Salve, salve padre. Pace e bene, fratelli, e che Dio vi scansi da tutti i nemici. È in ritardo, come mai non è arrivata ancora? Verrà, verrà. Verrà? Sì. Andate a vedere. Vai da Don Vincenzo, vero? Sì, vado da Don Vincenzo. Tu, Don Vincenzo, non lo vedrai più. Vai in paese, vai in paese. Stai 2 o 3 giorni da Donna Rosa. A casa sua. Usa lei! Don Vincenzo! Che c'è, Romè? Don Vincenzo, usa lei! Che Mussolini si è nascosto in questa valle. Lo dobbiamo uccidere, quello ci darà fastidio. Ce lo togliamo dai piedi. Vince! Vincenzo! Laura! Pensavo di non vederti più. Non preoccuparti, Laura. Andiamo, andiamo. Ma tu sei ferito! Tutte le uccido! Tutte! Hai ragione! È meglio che uno si faccia giustizia da sé! Grazie Vincenzo, grazie, grazie. Adesso vai, torna subito a casa e io ti guardo da qua. Quando arriva le feste? Mi hanno detto che verranno subito, ma sapevo forse c'è un po' di ritardo. Tra poco arrivano. Arrivano? Sì, di fondo sicuro. Cantate ragazzi, che adesso si vince chi c'è.
la primavera, i minnoli sussurri, mamma mi fa zitta, mi voglio maritare. Tutti sti giovanotti passano chi sta via, chi sei il cuore mio, mi voglio maritare. Si marita un rosa, salita che mi fineggia, e io dal sogno peggia, mi voglio maritare. Si marita un rosa, salita che mi fineggia, e io dal sogno peggia, mi voglio maritare. Come state, zio Angelo? Venne la primavera, come i menoli sussurri. Volete un po' d'uva? Ti aspetta a femmina morto. Va bene. Passani chi sta via, chi sei il cuore mio, mi voglio marita. Si marito rosa, sai le pipine, e io da sogno vedrà, mi voglio marita. Beppe. Cosa c'è, Mara? Il sindaco ha riunito tutto il paese. Mandano intorno tante spie. Credo che non sappia nulla. Sono informato di tutto. Oggi passerà qualcuno giù nella valle. Loro non lo sapranno, ma io è più di un mese che aspetto questo giorno. Mara! Mara, che hai? Mara! Dai, cerca di alzarti, dai! Mara, stai meglio adesso? Ti prego, rispondi. Beppe, lo sai, aspetto un bambino. Un bambino? Avevo paura di dirti. Perché paura? Anzi, se mi ammazzano, c'è qualcuno che mi vendica. Beppe, io so cosa succederà oggi. Tu aspetti il dottore. Mara, tu non puoi più fare questa vita. Non puoi salire su per i monti. Ma io voglio vederti, voglio stare con te. Domani mattina scenderò la vallata di Granara, così potremo vederci ancora. Il guardiano è un mio amico, ma non muoverti se non ti faccio avvisare. Saluto, zio Giovanni, come stai? Beh, attenzione, ma tutto il paese è pieno di gendarmi e ci hanno messo una taglia su di loro. To, Musulì! Scende! Una parola! Sbrigati! Calma, calma, che furia! Beh, e adesso? La sai la fine che aspetta i traditori? Perché hai fatto testimonianza falsa contro di me? Perché? Uno certe volte si trova impecolato il rimorso, cambiare, paura, storie di donne, un ricatto, la vita è un fallimento, non ci porta più niente. Ad ogni modo io sono qui e non scappo. Hai capito? Non scappo. Vai dietro, canaglia! Però ero diretto a quella casa lì, un parto difficile. Un parto? Sì, se non faccio in tempo la madre muore e anche il bambino. Fammele salvare prima di morire. Dopotutto sono il medico io. Fammi fare il mio dovere. Quante persone avevi fatto il conto di ammazzare stamattina? Uno o tre? Beppe, lo sai, aspetto un bambino. Vai! Senti, non fare scherzi, io ti aspetto qui. Di quella rima, l'ho reso fuoco. Di quella
buon viaggio. Sempre per colpa dell'infamità della gente. Nel caso ti dovessi decidere a partire, porta questo da parte mia, perché se non ti parlo, lui ti aiuterà.
triste, ma dobbiamo partire. No, sono contenta. Almeno in America saremo più al sicuro. Andiamo. Sei. Ecco il pesce greggio. Buongiorno, mi date un bicchiere d'acqua per favore? Sì, aspettate un momento. Venite, accomodatevi. Grazie. Come ti chiami? Sono la figlia di Pasquale Inzerillo. Silvana, ero una ragazzina quando sono venuto la prima volta a casa tua. Mi dispiace. Tuo padre non doveva tradirlo. Sono stati Vincenzo Zoccoli e Carmine D'Agostino. Anche Carmine D'Agostino? Sai dove si trova? Nella valle dell'Esa con le pecore. Vostro figlio Carmine è in casa? Sì, è dentro. Compare Carmine! Sì, arrivo! Compare qua, benvenuto a casa mia. Grazie, ben trovato. Passavo e sono venuto a casa vostra. Avete fatto bene, compare Carmine. Mi trovo bene. Anche io mi trovo bene, compare. Mi fa piacere. Pure a me. Basta, devo mangiare. Stavo preparando, felice. Buonasera. 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 E facete una babicciuca che mangia pure con fare Peppe. Peppe, signor, c'è sempre. E sarei grazie. Dove prendiamo un bacchino? Dai, io prendo. Prendi, se va. Buono, buono. Buono, salute. E tanto che siete là, compare Peppe. Eh sì, la vita è dura, compare Carlo. Compare Peppe, stanotte dormite dove no? Mi fa piacere. Compare, voi dovete arrangiare sto vestino stanotte? Va benissimo, va bene, tanto io non è che dormo tanto, ci sono sempre gendarmi in giro. Va bene, compare, allora ci vediamo domani. Buonanotte, grazie di tutto. Domani ne vediamo. Domani ne vediamo. Buonanotte. Buonanotte. Questo è il regalo per chi tradisce Mussolini. Qua se non ce n'è una mossa a trovarlo, va a finire che l'ammazza tutti quello lì. Ce l'avevi detto! Lo so, sono momenti tristi. Io ce l'avevo detto. I miei rispetti, signor Martino. Peppino, è da molto tempo che non ti vedo. Eh sì, avete ragione. Quando comandavate voi, signor Marchese, sì che si stava bene. Altri tempi.
signor Marchese, le porto questa lettera con tanti saluti dalla baronessa Yolanda di Bovalì. Hai conosciuto la baronessa? Sì. Una bella donna. Sì, Marchese. Con piacere. E comunque entriamo, entriamo. Grazie. Teresina, scende! Arrivo subito. Teresina, prendi il fucile. Accomodati per me. Grazie. Così vorreste emigrare clandestinamente in America? Sempre se mi date un aiuto, signor Marchese. Figurati, Peppino, ho aiutato parecchi criminali delinquenti. Tu sei un uomo d'onore. Le sarò grato per tutta la vita, signor Marchese. Cosa posso fare per voi, signor Marchese? Tu hai bisogno di documenti falsi, Peppino. Devi recarti all'Acqualagna, un paesetto vicino a Urbino. Mentre l'avvocato Marullo ti prepara i documenti, tu farai finta di lavorare con i boscaioli. Avete un cuore d'oro, signor Marchese. Caro Peppino, io ho due spine nei fianchi che solo tu potresti togliermi. E che sarebbero? Sono Rocco e Stefano Zoccoli. Fra qualche giorno sposto nella mandria al valle. Tu sai come agire, Peppino. Teresina, porta un po' di vino. Alla salute, Peppino. Salute. Addio, signor Marchese. Vai Peppino, vai, l'America ti porta la fortuna. Salute Peppe. Salute. Rocco Zoccoli sta sposando la mandria. Attenzione che davanti c'è il ragazzo, lui non c'entra niente. Salute. Salute! Salve ragazzo, chi sei? Il figlio di Rocco Zocco. Vai subito a casa. Dì a tua madre che tuo padre oggi mangia con me a casa mia. Vai! Addio Calabria mia, terra di sogni e di sventure. Ehi tu, vai con sparo!